Simone balliamo anche, perché insomma guardaci un po' quanto siamo divertiti. Vi ringrazio ancora per essere qui in mia compagnia e vi ringrazio anche, se vorrete, sul nostro indirizzo di posta angoli@espansionetv.it, insomma, raccontarci che cosa avete fatto in queste giornate del Natale e di Santo Stefano. Questo Santo Stefano che, come da tradizione, qui ad Angoli festeggiamo ormai da diversi anni con il nostro Simone Tommasini, insomma non possiamo rinunciare. Vedo che insieme a te intanto in studio sono arrivate delle presenze che noi amiamo moltissimo. Sono i ragazzi della Simone Lab, della tua scuola di canto, che hanno insomma a Santo Stefano questo appuntamento con noi. Ma che bello! Ma che belle! Ma che belli! Eccoli lì! Allora, c'è io direi... C'è un maschietto in mezzo, vedi? C'è anche un maschietto. Insomma, sei un po' in minoranza, però meno male ci sei. Allora, io direi, festeggiamolo ancora subito questo Natale. Facciamo un momento di musica, un accenno con un brano famosimo. Qual è? Vai! So this is Christmas. Faccio cantare loro, vai! What have you done? Hai visto. Le iscrizioni ripartono a gennaio del Simone Lab, se vuoi. Quindi no, mi iscrivo anch'io, naturalmente ci sarò. Bene, quindi ancora buon Natale, ancora buon Santo Stefano, ancora buonissime cose per tutto questo lungo periodo di festa che è iniziato. Ma io vorrei anche, Simone, se tu sei d'accordo, andare a curiosare anche un pochino tra di loro, conoscerli un po' meglio, sapere anche come stanno andando le cose. Certo, allora io partirei alle tue spalle, c'è Elisa. Ciao Elisa, ciao, ben ritrovata. Dori. Come va? È un piacere essere qui. Anche per noi. Te, senti, grazie. Allora, cosa succede in questo gruppo di scalmanati? Perché poi alla fine questo sono. Ma in realtà il nostro leader è sempre comunque Simone, ma io mi occupo proprio dell'approccio alla vocalità, all'enfasi di tutto ciò che riguarda un 360 gradi per l'artista. Quindi è un discorso di consapevolezza. È un discorso che spazia tutti i lati artistici, quindi la meditazione, la respirazione, lo standing, ovvero la presenza scenica, il perfezionamento della pronuncia quando affrontiamo contesti internazionali. Quindi è una bella preparazione, insomma, una... Sì, meno male che ce l'hai, perché tu insomma sei davvero impegnatissimo anche con le cose che ci hai raccontato poco fa, quindi davvero hai bisogno di una spalla come la sua. E a proposito di queste grandi opportunità che ci sono all'interno della scuola, vicino a te c'è un'amica, c'è Pamela, se non sbaglio. Ciao Pamela e benvenuta, ciao. Grazie per essere qui. Io so che tu hai una motivazione importante per essere all'interno di questa scuola. Quale? Allora, prima cosa, io nasco come cantante pop soul. Amo cantare da una vita, canto da una vita. E sono entrata da Simone Lab da qualche mese. E grazie alla mia vocal coach, che è Elisa, che mi sta aiutando tantissimo, sia a livello psicologico che... supporto vocale, perché io l'anno scorso ho avuto un aneurisma cerebrale e quindi a livello cognitivo e comunque ho una corda vocale lesionata, e quindi io con lei sto facendo molta riabilitazione. E se non ci fosse stata lei, se non ci fosse lei in questo periodo a livello vocale per questa mia passione,
sarei un po' perduta, ti dico la verità. Brava Pamela, grazie. Grazie per averci raccontato. Lei mi sta aiutando tanto. Davvero. Senti, se ti va, ci fai ascoltare giusto due note, un accenno di quello che ti va a te? Sì. Vai. Wasn't it good? Wasn't it fine? Isn't it madness? He can be mine. Eh beh, meno male che c'era bisogno della riabilitazione, insomma, no, davvero. Grazie Pamela, grazie per averci raccontato questa... Voglio solo dare un messaggio. Volentieri, vai. Che comunque sia, se capita qualcosa di sia positivo che negativo, comunque nella vita bisogna sempre avere la forza di reagire, di andare avanti, di inseguire i propri sogni, e perché volere è potere. Brava, grazie, che bello, guarda, davvero, grazie Pamela, grazie. Ti invito a cedere il gelato, insomma, alle altre ragazze che sono qua. Ciao, tu sei? Io mi chiamo Matilde. Ciao Matilde, benvenuta. Grazie, ho 16 anni e faccio parte... Sei altissima, sì. Diciamo, perché insomma, bene. Faccio parte del Simone Lab da ormai un anno e mezzo. E niente, il mio percorso si basa principalmente sul canto, anche se sto prendendo anche alcune lezioni di piano per poi poter accompagnare appunto la voce con lo strumento che è il piano. Beh, un'artista completa. Cioè, canto e anche chitarra e pianoforte. Quindi, anche gli strumenti, sì, anche insomma, gli strumenti, sono importantissimi, sì, nella formazione di un artista. Soprattutto anche per una conoscenza. Anche, certo, no? di assolutamente. Bene, continuiamo a conoscere i ragazzi. Allora, tu sei invece? Mi chiamo Lisa, ho 19 anni e sono al Simone Lab da pochissimi mesi. Mi trovo benissimo e sto lavorando. Mi trovo benissimo, che gliel'hai detto tu di dirlo. Sì, certo, no, ma dopo mi danno tutti i soldi. Infatti. No, lei l'ho recuperata su Instagram in realtà. No, davvero, facevo una diretta una sera e lei si è collegata, mi ha detto, mi ascolti? E io ho detto, guarda, io di solito li ascolto facendomi venire da me. L'abbiamo ascoltata ed è un bel talento vicino anche a casa, quindi insomma. Beh, loro quindi anche questo, insomma, siate social, perché poi lui vi ascolta. Io arrivo e quindi lui arriva 4-4 e poi si inizia a fare sul serio e a studiare. Quindi dicevi, Elisa, da poco sei lì, ti trovi benissimo e lo sappiamo. E sto lavorando ai pezzi che scrivo io e quindi sei anche un'autrice, sì, molto sì, bene, sì. Altro aspetto molto importante per una carriera artistica seria. Sempre. Assolutamente, grazie Elisa e passiamo. Grazie. Beh, un volto che conosciamo, ti ritroviamo con piacere. Buonasera. Beh, ricordiamo il tuo nome però. Sono Arthur. Sempre Arthur, ovviamente. No, ma lui si sente già Vasco Rossi, non deve neanche presentarsi lui. Arthur è conosciuto, bene, quindi? Niente, sono nel Simone Lab da 7-8 anni e... Dopo 7 anni li mando via. Dopo un tot di Santo Stefano festeggiati qui ad Angoli con la Simone Lab, poi uno se ne va per la sua strada. Ma detto questo, com'è andato quindi questo anno di studio? Bene, bene. Bene? Tutto quindi bene. Ti è piaciuto, hai Bello. Imparato nuove cose? Si continua a lavorare, a divertirsi, a divertirsi, a cantare, a creare. Bene, allora continuiamo a conoscere anche gli altri ragazzi. Ciao, tu Piacere, sei? Io sono Jennifer. Ciao, ho Jennifer. 17 anni, faccio parte del Simone Lab da anche io pochi mesi. Mi piace scrivere, infatti. Come sei arrivata a questa scuola? Su consiglio di una mia amica. Ah, una tua amica che la frequentava o una tua amica che conosce Simone? Vediamo un po' com'è. Svegliamo questi segreti. È una mia amica che viene qua. Cioè viene a Simone Lab a prendere lezioni di canto. Lo sai che io mi faccio sempre gli affari tuoi per principio. Si chiama Alice, una ragazza che oggi non poteva essere qui. Però e quindi ha mandato. Quindi ricordiamo e salutiamo anche Alice. Sì, sì, fa parte del punto. Simone Lab e sentiamo anche tutti gli altri ragazzi che non sono potuti intervenire oggi. Ecco. Li salutiamo tutti ovviamente, speriamo di averli tutti insieme la prossima volta. Quindi la tua considerazione, il tuo commento su questi mesi di lavoro? A Simone Lab mi sono trovata molto bene. Con la mia vocal coach Elisa sto affrontando un corso, cioè un percorso per migliorare la mia voce e appunto più avanti vorrei poter scrivere anche, cioè lavorare sulle mie canzoni perché comunque anch'io un po' scrivo qualcosa ogni tanto. Brava, quello che sento, scrivo. Bene, abbiamo ancora un paio di minuti a disposizione, quindi continuiamo a conoscere i ragazzi. Ben ritornata, perché io ti ricordo. Grazie. Tu sei? Mi chiamo Giada, ho 14 anni e qua al Simone Lab scrivo, canto e suono anche la chitarra.
Bene, quindi anche lei, insomma... Ma è brutto lei, tra l'altro. Brava lei a suonare, suona bene. Bene, quindi rifaremo poi un altro incontro dove ognuno di loro mi farà una bella esibizione. Continuiamo a salutare, a conoscere i ragazzi. Tu sei... Ciao, io sono Sara ed è sempre un piacere essere ospite qui anche da te per in questo tuo soggiorno. E io mi definisco, mi piace definirmi una cantautrice del Simone Lab e appunto in questo ultimo anno ho... Sono le Tomassini Girls. Esatto, cioè lui è vero, si è circondato. Poi lei tra l'altro ci aiuta... Dobbiamo ringraziarla perché ci aiuta sul Simone Lab social, nel senso che ci cura Instagram. E ogni quindi volta lei che esce è ragazzo, veramente social, è quella davvero social. Un ragazzo diletto, di loro fa un video, fa qualcosa di importante, lei e lei posta. C'è sul pezzo. Sì. Bene, grazie. Ecco qua un altro viso conosciutissimo, ben ritornata. Ciao Dolores, grazie mille. Grazie a te tesoro. Io sono Martina, ho 18 anni e posso definirmi una cantatrice, cantante. Mi piace scrivere, è la mia passione. Io ogni volta che mi sento triste, felice, tutti gli stati d'animo praticamente. Quindi insomma scrivo, non ti manca niente, hai scritto di tutto scrivo, e di più, molto bene. E niente, spero di continuare con questo percorso. Grazie Simone, grazie Elisa e grazie anche a Yuri che mi aiutano comunque a esternare le mie emozioni. E niente, viva la musica! Viva la musica, sempre. Siamo tutti felicissimi e viva la musica sempre, infatti. Bene, quindi dopo questa carrellata con i ragazzi abbiamo davvero un minuto a disposizione. Sì. Allora, io direi di fare così, ci salutiamo e poi, insomma, sulle note della tua chitarra e delle loro voci, insomma... Ci salutiamo, ancora buon Natale, ancora buon Santo Stefano a tutti quanti. Io, come sempre, adoro e voglio un bene immenso, davvero... fraterno, tu lo sai, a mio amico anch'io. Simone fate Tomasini. Un regalo sotto l'albero, so che è già passato l'albero, però sotto l'albero mettete uno strumentino ai vostri figli. È vero. Secondo me, tra i vari regali, tra le varie Barbie o non so, altri giochi, Lego, eccetera, eccetera, infilateci anche una chitarrina, pianofortino, un microfonino. Un chissà bel messaggio, mai. Regalate la musica perché la musica perché aiuta, salva la vita. Salva la vita, fa trovare le ragazze, non a me perché io suono, gli altri invece cuccano. Agli però, amici ecco, fa... però io ero sempre quello sfigato che suonava al mare. Non è tutti, vero, dai, tutti... tu sei corteggiatissimo. Ma non dici? È vero. È vero, sì. Bene, con questo io saluto e ringrazio Simone Tomasini e tutti i ragazzi della Simone Lab. Ci rivediamo a Santo Stefano prossimo o anche prima. Voglio bene a tutti quanti. Vai. Faccio... Vai. È stato tanto tempo fa che ti parlavo di una storia magica, ma se guardiamo la realtà è ben diversa da quel sogno erotico. È strano, ma adesso che ti vedo riprovo ancora le stesse emozioni di allora, è come se rivivo per un attimo gli stessi giorni, anche se non sono più gli stessi giorni, ma se vuoi sorvolo, insieme a te io prendo il volo, ma se vuoi sulla bocca. Tanti auguri a tutti. Ciao.